video ricetta, faremo vedere come, anzi farà vedere come fare un pancake molto veloce con solo i due ingredienti. Sì, soltanto due ingredienti. Farina d'avena aromatizzata e proteine. Useremo questo campioncino perché ce l'avevamo in dispensa. Sì, vabbè, questo è quello che abbiamo racimolato qua, quindi. Proteine. E acqua. Quindi un pancake senza utilizzare gli albumi. Che andrà nel microonde, giusto? Sì. E cottura nel microonde in 60 secondi, quindi è facile, veloce e gustoso. Senza sbattimento, in sostanza, cose che a noi piacciono, così sì, evitiamo di... E poi spesso capite che non abbiamo gli albumi, poi per adesso... Ecco, non è facile trovare gli albumi. Adesso li trovi dallo spacciatore sotto casa che te lo vende a 600 euro al grammo. Ma anche, in realtà anche le proteine, non è che sono... Vabbè, possiamo spacciare proteine. Non spacciamo niente, no. Ne compriamo direttamente al supermercato fin quando si potrà comprare. Proteine, no? E poi arrivano pure tramite i negozi di integrazione adesso gli albumi. Oh, ah, vero? Giusto. Quindi, andiamo avanti? Sì, va bene. Vi facciamo vedere adesso un po' tutto il procedimento. Perfetto. Iniziamo ad assemblare il nostro pancake veloce. Io metto 50 grammi di farina d'avena, ma poi in base a quanti carboidrati volete utilizzare, anche con 100 grammi lo potete fare, però mettiamo il caso che dobbiamo utilizzare 50 grammi di farina. Ciao, io ci sono pure. Normalmente io metto quei 40-50 grammi di proteine, perché lo faccio abbastanza proteico, per me che sono 90 kg, però abbiamo questa bustina di 25 grammi di proteine e ne andiamo ad aggiungere. Sì, questa è una vecchia bustina che io avevo, l'ho portata da casa, quindi non... saranno il top queste proteine. Quindi abbiamo aggiunto gli ingredienti. Togliamo la bilancia e aggiungiamo un po' d'acqua. Il dosaggio? Quanto basta? Semplice. Che cavolo dici? Semplice. E certo, non c'è un dosaggio dell'acqua. Se... Vi faccio vedere come deve venire il composto, no? E io aggiungo man mano l'acqua, così deve venire un bello composto omogeneo. E guardate. Il composto deve venire più o meno così. Guardate. Bello cremoso, omogeneo. Ora, cosa aggiungiamo che prima non ho elencato? Un po' di, o se avete bicarbonato, oppure la idrolitina. Diciamo agevoliamo un po' la lievitazione, comunque lo rendiamo. Ma anche più senza soffice, va più bene, gonfio. Perché io ho provato anche senza niente, va bene lo stesso. Perché stai contraddicendo quello che sto no, dicendo? No, perché io l'ho provato e va bene lo stesso. No, no, ma comunque. Dico, se non li avete non fa niente. È giusto per dargli un po' di... Sì, o bicarbonato, insomma, quello che... Che come si dice? Sofficienza, sofficitudine, sofficini. Ho messo qua la idrolitina e aggiungo un po' di limone, guardate, qualche goccia. Basta un po', così. A far venire questa schiumetta così. Quando sì, arriva al culmine dell'effervescenza, vado a girare in modo che incorporo bene queste bollicine di ossigeno che sono create. E verrà un bel pancake soffice, alto. Vedete com'è venuto? Così. Bello cremoso. Adesso andiamo a infornare microonde. Potenza massima per 60 secondi. Allora, andiamo a impostare 60 minuto. Secondi. Ecco qua. Dovrebbe partire da solo. Vai. Sì. Attendiamo poi il risultato finale. Andiamo. Acceleriamo questa fase, per sì, favore. Grazie. Regia, acceleriamo. E adesso, come per magia, tiriamo fuori il nostro pancake, ovviamente non è gonfiato tanto perché le dosi erano la metà di quelle che usano normalmente, perché lo faccio sono con 100 grammi di farina di avena e 50 di proteine, però questo è il composto come viene, adesso ve lo facciamo vedere tolto da qui dentro, anzi lo facciamo subito, guardate, ecco qua. Bene, questo è il risultato, guardate, è ancora fumante, il profumo è buonissimo, vedete? Sì, è buono, bello, per essere buono è buono. Bello soffice, quindi questo lo potete spaccare e farcire con sì, qualcosa. Infatti adesso noi lo facciamo, lo decoriamo un po' e perfetto, poi lo facciamo vedere. Con uno spuntino veloce, sì, ovviamente infatti. Se volete fare un ciccio pancake più alto, aumentate le dosi. Oppure usate un contenitore un po' più piccolo, perché io utilizzavo perfetto, quello e mi veniva giusto, altissimo. Quindi giusto, ovviamente, essendo più largo. Poi vi lascio un'immagine per farvi vedere come veniva a me con quello contenitore un po' più piccolo. Ottimo. Allora, lo decoriamo con questo qui, che è un burro d'arachidi aromatizzato al cioccolato della Daily Life. Vediamo un po' come viene. Allora ragazzi, questo è l'interno, guardate quanto è soffice, è una nuvola. Guardate che bello, sono stata brava a decorarlo. Il nostro ciccio pancake è stato anche decorato col sì, suo aiuto, lei è l'esperta questo estetica. Questo è il risultato finale. Abbiamo aggiunto sopra un po' di granella di mandorle brasiliane. Mandorle brasiliane? Noci brasiliane? Vabbè, sempre del Brasile sono, ma perché ragazzi, così pignola? È
molto soffice, molto buono, molto gustoso. Appunto, avete visto, ci vogliono pochissimi ingredienti ed è una cosa molto appunto sbrigativa. Sì, non si fa nemmeno tanto lavoro a lavare le cose perché non sporchi padella, no, infatti, lo fai direttamente. Che veramente aiuta tantissimo. Se volete vedere altre ricettine del genere, molto veloci, molto un po' così, diciamo per quelli che non vogliono sbattimenti eccetera, lasciate un like a questo video così ne facciamo tante altre, perché tu hai tante altre ricette da mostrare, sì, vero? Sì, anch'io sì, in realtà. Quindi ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di seguirci su Instagram, perché lì comunque facciamo vedere molte più cose e poi ci sono le nostre scenette di vita quotidiana che sono molto belle. Sì, ve lo consiglio, sì. Niente, con questo è tutto, vi lasciamo a che cosa? Niente, e ne so, ai consigli per l'acquisto. Linea telegiornale. Dalla nostra cucina è tutto per oggi e vi aspettiamo al prossimo video. Ciao! Benedetta Parodi, ma chi sei? Ciao, ciao!